Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo interattivo. Oggi andiamo a vedere che cosa accadrà a giugno. Farò la scelta di due varianti. Questo video è valido dal momento in cui lo guardate. Farò la prima variante con l'ossidiana, la seconda variante metto la calcite gialla. Ok, io adesso faccio, prendo un oracolo per voi che così vi aiuta a scegliere e poi ci vediamo direttamente nella variante scelta. Quindi per la variante numero 1 dell'ossidiana e variante numero 2 calcite gialla. Per la variante numero 2, ovviamente se vi sentite di scegliere tutte e due, probabilmente perché c'è un messaggio in tutte e due le varianti. Ok, quindi questa è la variante 1 e variante numero 2. Eccoci con la variante numero 1 dell'ossidiana. Iniziamo dall'oracolo. Abbiamo 10 giorni, tu non sei pronto. Quindi guarda il giorno che hai guardato questo video, tra una decina di giorni dovrebbe accaderti qualcosa, o magari 10 giorni fa ti è accaduto qualcosa per la quale non sei pronto, o magari è necessario che tu aspetti altri 10 giorni per far sì che tu possa essere pronto. Andiamo a vedere con l'oracolo dei sentimenti di che cosa si tratta. Unione e freddezza, quindi può essere che riguarda una relazione, a un'unione nella quale adesso c'è freddezza, magari non c'è comunicazione. Non è detto che parla per forza di coppia, magari hai litigato con una tua amica, con un tuo amico, con un parente, e quindi adesso magari non sei pronto a chiarire. In ogni caso questo è quello che dice: in questo momento c'è un po' di freddezza, però ci sarà probabilmente un'unione. Vediamo i messaggi d'amore per la prima variante. C'è la carta "mi dispiace e ti penso", quindi questo può riguardare te, che magari tu sei dispiaciuto di una situazione dove comunque magari c'è freddezza, c'è il pensiero, quindi pensi questa situazione o questa persona, o se non la senti incalzare su di te significa che parla della persona che stai pensando. Vediamo adesso la tua energia, l'energia della variante 1. E va bene, mi sono cadute. C'è il 7 di coppe e poi abbiamo la giustizia e la regina di spade. Molto forte la bilancia e lo scorpione. Allora, sto cercando di capire come mettere le carte. Allora, la tua energia. In questo momento ti vedo un po' confuso, forse stai fantasticando su qualche scelta, su magari qualche possibile soluzione, forse percepisci un po' tutto come se fosse un'illusione. Vedo che c'è molta confusione e mi sembra che sei una persona che ha sofferto molto e che quindi hai deciso di tagliare qualcosa, di
magari di tagliare con qualcuno, di tagliare una situazione. Vedo che hai voluto riequilibrare qualcosa che ti stava portando dello squilibrio e quindi io sento che in questo momento sei un'energia molto logica dove sei così confuso che hai bisogno di trovare una stabilità e quindi è come se ti fossi tirato sulle maniche e dici ok, adesso io devo togliere tutto quello che non mi va bene. Ok, io lo metto qua. Allora, vediamo adesso coi tarocchi che cosa accadrà nel mese di giugno. Questa è la morte che è uscita a rovescio. E c'è la forza. Vedo lo scorpione e il leone. Di nuovo lo scorpione. Allora, a me sembra che c'è qualcosa che continua a non cambiare. Forse c'è qualcosa che voi non volete cambiare. State resistendo, resistendo a un cambiamento. Quindi questa è la prima cosa che vedo. Cos'altro accadrà per la prima variante dell'ossidiana? Quindi prima cosa vedo resistenza in un cambiamento. Questa si è girata. C'è il 5 di denari. E la papessa. Quindi questo 5 di denari al rovescio mi viene da dire che c'è stata una situazione dove vi è stato tolto qualcosa, vi siete sentiti abbandonati, forse avete avuto problemi economici, una sorta di isolamento e adesso vedo che voi state studiando un modo per uscire fuori sia da questa freddezza da parte di qualcuno o magari voi che siete appunto freddi, lontani da qualcuno o da questi debiti, insomma. Quindi vedo che ci sarà sicuramente una ripresa, anche se state cercando di lottare per resistere. Vedo che questo cambiamento arriva in positivo, nel senso se qualcosa vi è stato tolto vi viene ridato e sarete anche molto più intuitivi. Qua abbiamo la principessa di spade, la torre, il 10 di spade e il diavolo. A me sembra che siete ossessionati da una questione che state studiando bene. C'è qualcosa che è caduto all'improvviso e vi ha causato veramente un grande dolore. E vedo proprio che voi siete ossessionati da questa cosa. Perché sicuramente volete arrivare a un lieto fine. Vedo che siete molto curiosi. Se state cercando di studiare bene una situazione che vi ha sconvolto e vi ha causato molto dolore, anche perché vedo che c'è molto attaccamento a questa questione. Vedo anche Capricorno, tutti i segni d'aria, quindi oltre alla bilancia anche l'acquario e i gemelli. E tra l'altro sento anche, oltre al Capricorno, anche la Vergine e il Toro. Allora, vediamo ancora che cosa vi accadrà
cioè la prima variante dell'ossidiana. Cosa accadrà alla prima variante? Dell'ossidiano. Ok, qua c'è il cane e l'ancora. Mi viene da dire che dovete essere fiduciosi, perché sì, perché no, anche aggrapparvi alla speranza. Comunque il detto la speranza è l'ultima a morire è vero, perché finché tu puoi sperare non è detta una cosa. Difatti qua ti dicono proprio di aver fiducia, perché probabilmente le cose possono cambiare. Ci può essere stabilità. Vediamo i consigli. Consigli per voi. La prima variante dell'ossidiana. Allora, fondo mazzo, c'è la nascita. Nascita, opportunità numero 31 e inganno, delusione numero 12. Quindi, allora, io direi che dopo una grande delusione, un inganno che avete subito da qualcuno, voi finalmente siete pronti a rinascere. C'è questa opportunità che quindi si può anche riprendere. In questo momento no, perché non sei pronto. Tra 10 giorni da questo momento dovresti vedere qualcosa. Vediamo ancora le risposte dell'oracolo. Fidati delle tue sensazioni. Fidati di quello che senti, di quello che pensi, delle tue sensazioni. Fai adesso una domanda che abbia come risposta un sì o un no. Vediamo qual è la risposta alla domanda per la prima variante dell'ossidiano. Qual è la risposta alla prima domanda per la variante dell'ossidiano? Allora, io vedo che è un sì ma non subito. Io vi ringrazio per aver guardato fino a qui. Se avete guardato fino a qui, mettetemi un fiorellino e chi lo farà vi ringrazio. Ci vediamo adesso con la seconda variante. Eccoci con la seconda variante della calcite gialla. Vediamo che cosa avete a che fare, insomma. Parliamo del libero arbitrio, parliamo anche di marzo. Quindi potrebbe essere che a marzo è successo qualcosa, qualche scelta, qualche dubbio, qualcosa che ha a che fare col vostro libero arbitrio. Magari a marzo siete stati obbligati a dover scegliere qualcosa. Qualcosa che ha a che fare anche con i vostri sogni, con i vostri desideri. Ok, vediamo un po' con i sentimenti, di che cosa si tratta per la seconda variante della calcite gialla. Di cosa si tratta questo libero arbitrio marzo? Chiarezza. È tossico. Probabilmente vi è successo qualcosa di
di tossico, no? Che vi ha fatto male e forse adesso raggiungerete una chiarezza. Probabilmente adesso potete scegliere qualcosa. A che fare comunque con la chiarezza. Vediamo che messaggi d'amore. Che cosa? Allora, provo gelosia e non lo ammetto. E non riesco ad aprirmi. Quindi io qua, allora, o siete voi che in questo momento forse siete gelosi di una persona, di una situazione, ma non lo volete ammettere, infatti non riuscite ad aprirvi, oppure se non lo risentite vostro, può essere che questa persona che state pensando è gelosa, non lo dice, infatti non riesce ad esprimersi, non riesce ad aprirsi. Voglio prendere un po' la vostra energia, l'energia di adesso, per capire un po' qual è la vostra energia. C'è l'appeso, Re di spade. Quindi vedo l'acquario e i pesci, quindi siete un'energia logica ma anche emotiva. Prima di tutto vedo che voi avete idee ben chiare su cosa fare, come agire, cosa pensare, avete trovato proprio una chiarezza su come comportarvi. Vedo che su questo siete proprio irremovibili, cioè non vi fate spostare da niente e nessuno. Vedo che voi vi piace anche essere indipendenti nel pensiero, quindi pensare con la vostra testa e trovare delle soluzioni. Vedo anche che state cercando di trovare proprio la soluzione migliore. Magari vi prendete anche del tempo per riflettere, pur di trovare la soluzione migliore e la risposta migliore. Quindi siete molto selettivi, molto analitici, analizzate bene la situazione. Prima di dire, prima di fare, prima di pensare. Vediamo un po' che cosa vi accadrà a voi della seconda variante. C'è il cavaliere di bastoni con il due di bastoni. Sento forti anche segni di fuoco. Sagittario, leone, ariete. Cosa vi accadrà? Vedo che voi pianificherete qualcosa alla quale non vedete l'ora che si realizzi. Siete propensi nel pianificare, nel fare, nel guardare oltre qualcosa che vi appassiona, che vi piace, che vi dà emozione, che vi interessa. E non vedete l'ora proprio che tutto questo avvenga. Quindi pianificherete qualcosa. Poi tre di coppe e quattro di bastoni. Quindi vedo anche che voi festeggerete qualcosa, avete qualcosa da dover festeggiare, che riguarda la stabilità, la felicità, l'unione. Qua sono coinvolte più persone, una o più persone. Quindi percepisco anche una felicità molto forte che vi porterà anche alla soddisfazione. Per qualcuno di voi magari è coinvolto anche qualche bambino, può essere.
o magari è madre, genitore, insomma. Cosa accadrà ancora per la seconda? C'è il re di bastoni. Quanti bastoni? E l'otto di denari. Quindi vedo anche i segni d'acqua. Oltre ai pesci, anche il cancro e lo scorpione. E vedo anche il capricorno, il toro e la vergine. Però molto forti i segni di fuoco. Ariete, sagittario e leone. Allora, cosa vi accadrà? Vedo che voi vi impegnerete molto, studierete molto, perché volete avere una stabilità. Probabilmente c'è qualcuno che si fida di voi, acquisirete fiducia, proprio magari grazie al vostro impegno, grazie al vostro sforzo, grazie alla vostra dedizione. Quindi insomma vedo molto, molta positività. Vediamo un po' con le sibille. C'è il veliero. Poi cosa mi è caduto qui? Il giglio e la bara. Allora, probabilmente chiuderete con una situazione. Può essere che qualcuno di voi farà degli spostamenti o li ha già fatti. Questo comunque ha a che fare con degli spostamenti o con magari una lontananza. Magari qualcuno si avvicina. Sì, vedo una situazione comunque germogliare. Mi viene proprio da dire questo. Quindi una situazione che magari pensavate fosse chiusa, non è chiusa. Vedo uno spostamento. E questo ha a che fare con le emozioni comunque. Guardiamo un po' i consigli per voi, per la seconda variante, calcite gialla. Qual è il consiglio per la seconda? Crescita, trasformazione, numero 41. E obiettivi, creazione, numero 24. Quindi io vedo che, io già prima ho visto che voi pianificherete qualcosa, sarete lì a fare qualcosa che vi piace, qualcosa che volete fare, sarete determinati, non vedete l'ora di arrivare a questo che vi darà proprio una stabilità, e vedo che grazie ai vostri obiettivi, alle vostre idee, ci sarà proprio questa trasformazione in maniera positiva per voi. Vediamo adesso le risposte dell'oracolo. Cosa dice per la seconda variante? È proprio ciò che vuoi? Quindi qua ti invita a riflettere se questa cosa è veramente quello che vuoi, o comunque ti invita a riflettere su quello che vuoi veramente. Magari tu pensi di volerlo ma non è così. Vediamo adesso la risposta alla tua domanda. Quindi fai la domanda che abbia come risposta sì o no. E vediamo qual è la risposta alla domanda per la seconda variante della calcite gialla. Qual è la risposta alla domanda per la seconda variante della calcite gialla? Allora, la risposta alla vostra domanda in questo momento è un no. Io vi ringrazio per aver visto questo video. Allora, se avete visto fino qui, mettetemi per favore un cuoricino giallo. E grazie per chi lo farà, e lasciatemi anche un like se vi è piaciuto. Iscriviti e clicca sulla campanella se vuoi vedere altri miei video. Io ti ringrazio, ci vediamo presto in un prossimo video.